Ponte Canavese questa sera si è animata per un evento che è ritornato dopo diversi anni. Dopo 24 anni abbiamo voluto riproporre la Strada della Croce, è stata un'esperienza unica, come iniziare da capo. È stata un'esperienza che ha coinvolto 50 persone tra figuranti, addetti agli scenari, costumi, regia, musiche. È stata veramente un'esperienza bella perché abbiamo vissuto un'unità, una coesione molto profonda per riproporre al paese, non solo, un'esperienza che noi ragazzi avevamo vissuto 25, 26, 30 anni fa. La prima edizione nel 1983 è stata realizzata da Sant'Anna oltre Soana a Santa Maria, al santuario di Santa Maria, dove anche allora 30-40 figuranti si erano calati nei panni di Caifa, Pilato, Apostoli per riproporre per la prima volta questa esperienza di Via Crucis, Strada della Croce. Oggi l'abbiamo voluta riproporre. Ed è stato veramente impegnativo arrivare fino a qui e anche la serata? È stato impegnativo, sì, ma c'è stato un gruppo di lavoro bellissimo, veramente bello, dal più giovane al più vecchio, possiamo dire, dai bambini della Cresima ai pensionati. È stata un'esperienza unica, bella, abbiamo vissuto un'amicizia profonda, ma siamo stati capaci a realizzare, sembra, qualcosa di bello, perché la presenza di tante persone forse ha sigillato questo nostro impegno, ecco. Un evento da riproporre? Speriamo di sì. In questi giorni ci ritroveremo, faremo il punto della situazione, vedremo, ascolteremo, sentiremo il parere della gente, cosa ne pensa, ma l'idea di proporlo, sì, magari itinerante per il paese, il prossimo anno. Questa sera non uno spettacolo teatrale, ma una liturgia, come ha detto prima. Sì, l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio, quando abbiamo pensato di riprendere questa Strada della Croce che abbiamo fatto per diversi anni, sempre con entusiasmo, ho sempre detto, guardate, non è un teatro, altrimenti non lo faremmo sicuramente, non avremmo fatto un teatro, era una liturgia, al posto della liturgia ufficiale, diciamo, della Chiesa, no, che abbiamo celebrato oggi pomeriggio, questa sera abbiamo rivissuto insieme con questo bel gruppo di giovani e meno giovani la Strada della Croce, cercando di lanciare un messaggio di fraternità, di amore, di pace, che poi è il messaggio che Cristo ha lasciato, che continua a lasciare al mondo attraverso il suo Vangelo, attraverso la sua Chiesa. Vedere questa numerosa folla questa sera davvero ci ha incoraggiato ulteriormente a continuare su questa strada, che poi in fondo è la strada dell'amore. Anche solo l'esperienza di vivere insieme in questi mesi, lavorando chi una cosa, chi l'altra, ha creato davvero momenti di gioia, di festa, di solidarietà. Ecco, è stata un'esperienza veramente bella, emozionante, siamo stati davvero ripagati, io credo, da questa folla, veramente una folla. E rietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sa.